fatto nei giorni scorsi a Seneghe, oggi abbiamo deciso di dire alla popolazione tecnicamente che cos'è quello che a Seneghe si può fare. C'è una richiesta alla Regione Sardegna da parte di questa SRL, Exergia Toscana, dal 2010 per fare dei saggi, dei carottaggi del Montiferru in un'area di 271 km quadri che nella nostra unione dei comuni comprende i paesi di Seneghe, Sant'Unsulcio e Cuglieli. Poi va anche nell'altra unione dei comuni e comprende i paesi di Tinnuda, Sagama, Tres Nuraghes, Scano di Montiferru e altri paesi, per il totale di 9 comuni. Noi abbiamo subito avuto perplessità su questa cosa, non c'è mai stato niente di chiaro sino a quando non ci ha dato un ulteriore allarme. Il 27 di marzo è arrivata l'autorizzazione della Soprintendenza ai beni archeologici che diceva che non le deve nessun sito archeologico comunque, e dava anche dei dubbi su quello che poi sarebbe stato il seguito del progetto. Subito dopo siamo andati in consiglio comunale a esprimere la nostra contrarietà all'unanimità, maggioranza ed opposizione, cercando di coinvolgere anche gli altri paesi. Oggi sono stati invitati tutti i sindaci anche degli altri paesi e il presidente della provincia. Noi come Seneghe abbiamo cercato di stendere subito un protocollo d'intesa che è stato firmato da tutte le associazioni, manca ancora qualcuna, ma hanno tutte ribadito il loro assenso a firmare un protocollo d'intesa di contrarietà a questo carottaggio iniziale. Ultima notizia di questi giorni, protocollata il 13 maggio, l'assessorato all'industria sarda ci dice che dal 15 aprile si è riavviato il progetto e quindi dopo 60 giorni dalla pubblicazione del PURAS ci sarà una conferenza di servizi. In questo lasso di 60 giorni i comuni dovranno esprimere i loro pareri riguardo alla cosa. Siccome noi pensiamo che sia una cosa abbastanza grave e lesiva per il territorio, però vogliamo anche fare un processo partecipativo, rendere al contrario di come si fa sempre, perché di solito non si parla, rendere partecipe la popolazione di quel che si fa incontro. Quindi molto democraticamente parlando, oggi ci saranno degli esperti che a noi ci diranno che cos'è la geotermia. Uno, il primo a parlare sarà l'ingegnere Pierluigi Piriddu, che è un ingegnere industriale esperto in materia, e poi interverrà anche Silvia Donedo, una ricercatrice universitaria. Prego. Grazie. Allora, io sono originario di Marco Merri, ma sono legato a questo territorio anche perché ho casa a Sant'Unsulcio e ho accettato immediatamente l'invito dell'amministrazione comunale per dare un quadramento di natura tecnica su quello che è geotermia, su che cosa comporta dal punto di vista degli impatti ambientali del sfruttamento di questa risorsa, e quindi vorrei comunque portare dei contributi in fase di riflessione per questa assemblea, soprattutto su un ragionamento che dobbiamo porci, fondamentale. E cioè, voi sapete che la promozione delle fonti rinnovabili sta affrontando questa tematica un po' a ondate. Siamo partiti prima con le pale eoliche, poi il fotovoltaico, adesso via via ci stiamo orientando verso altre risorse, quella che può essere la biomassa piuttosto che la geotermia. E se fate caso, questo orientamento dipende molto spesso da quelli che sono gli incentivi attraverso i quali si favoriscono, o meglio si cercherebbe di favorire, queste risorse. Con un problema di fondo. Il problema di fondo è che tutte queste politiche energetiche di fatto non ci danno nessuna ricaduta nel territorio. Cioè, se la questione è, se la domanda è abbiamo bisogno di energia e quindi abbiamo bisogno di un'energia anche locale da poter sfruttare, che ricadute ha questa energia nell'ambito del nostro territorio? E vi faccio l'esempio dei pannelli fotovoltaici. Cioè, noi siamo un paese che spende 6 miliardi e 300 milioni all'anno di incentivi per favorire questa produzione di energia elettrica,
e ditemi se trovate un pannello realizzato in Italia di quelli che sono stati installati. Cioè, tutti questi incentivi, alla fine, chi ne ha goduto sono i cinesi. La maggior parte ormai dei produttori mondiali di pannelli fotovoltaici sono cinesi che si sono comprati, grazie a questi incentivi, le industrie nostre italiane, ma in maniera analoga l'hanno fatto in Germania, in Inghilterra e in Francia, nel senso che ormai tutti i grandi produttori di pannelli fotovoltaici sono cinesi. Quindi io, nell'ambito di questa presentazione, vorrei portare, diciamo così, delle riflessioni. Però prima, diciamo così, dal punto di vista tecnico, parliamo di che cos'è questa geotermia. Allora, innanzitutto, quando parliamo di geotermia, per definizione la geotermia, come vedremo, è una fonte rinnovabile, nel senso praticamente che sfrutta. Userò un linguaggio particolarmente semplice, quindi se c'è un geologo nella platea è chiaro che sicuramente mi sparerà del tipo di linguaggio che utilizzerò, non me ne abbiate, ma è soltanto per cercare di farvi capire che la geotermia di fatto non fa altro che sfruttare quella che è la struttura, la composizione del nostro pianeta, nel senso che noi abbiamo nella Terra un nucleo centrale che sostanzialmente è il magma fuso, che è quello che poi ogni tanto ci dà le eruzioni dei vulcani, soltanto che questo magma di fatto determina la presenza di calore all'interno del nostro terreno. Cioè, se noi scavassimo nei terreni, noi ogni 100 metri di profondità del pozzo la temperatura si incrementa di 3 gradi. Quindi è chiaro che noi abbiamo un gradiente termico, ogni 100 metri che scaviamo la temperatura del suolo aumenta, soltanto che ci sono alcuni territori dove questo incremento di energia è molto più sensibile, cioè scaviamo 100 metri è capace che troviamo incrementi di temperatura di 10, 20, 30 gradi. Allora sostanzialmente quando abbiamo la geotermia vuol dire quindi sfruttare questo calore che viene generato naturalmente dalla Terra, e sostanzialmente quello che ne possiamo fare di questo calore dipende sostanzialmente da quello che è il contenuto energetico, cioè che tipo di fluido troviamo caldo, se è acqua, se è vapore, e soprattutto quest'acqua a che temperatura la troviamo, è temperatura 40 gradi, 50 gradi, 300 gradi, oppure è vapore già a pressione. Allora, a seconda di come si presenta, noi abbiamo diversi tipi di sistemi. Abbiamo cioè quello cosiddetto ad ampia e alta entalpia, cioè andiamo a sfruttare delle risorse dove fondamentalmente se noi scaviamo dal pozzo ci esce del vapore ad alta temperatura, ad alta pressione. Stiamo parlando di vapore a 200-250 gradi e chiaramente ha delle pressioni superiori a quelle della pressione atmosfera. Questo tipo di risorsa la si utilizza meramente per fare energia elettrica, e considerate che questo tipo di tecnologia è nata in Italia, cioè all'Arderello agli inizi del Novecento sono stati realizzati i primi impianti geotermici, cioè il nostro paese da questo punto di vista è stato il primo paese al mondo che lo ha sfruttato, e attualmente comunque tramite la Enel Green Power, cioè la struttura, la società del gruppo Enel che è dedicata alle fonti rinnovabili, di fatto questa struttura è il principale produttore mondiale di energia elettrica da fonti geotermiche. È chiaro che se questa risorsa la troviamo a temperature più basse, soprattutto in forma liquida, si parla di sistemi geotermici a bassa o a media entalpia. È chiaro che questo tipo di utilizzo non è un fluido che ha la capacità di produrre energia elettrica, ma sicuramente ha della capacità, della potenzialità termica per fare del riscaldamento, cioè per farci riscaldamento delle case, riscaldamento delle serre, oppure per usi locali più orientati alla produzione dove abbiamo bisogno del calore. Ora sostanzialmente in questo prospetto voi vedete come a seconda del tipo di fluido che troviamo scavando questi pozzi, e quindi a seconda della temperatura, abbiamo delle destinazioni diverse. È chiaro che se noi andiamo a Fordongianus e abbiamo delle fonti naturali di acqua calda a 40-50 gradi, è chiaro che l'uso di questa risorsa, che è stata la prima, è l'uso termale. A Fordongianus infatti noi abbiamo le piscine che sono alimentate naturalmente da dei pozzi dove quest'acqua sorgiva, esce a 50 gradi e si fanno tutti i vari trattamenti.
Considerate che il comune di Fortongianus in questo momento, stante che lì esiste un ente che si chiama Terme di Sardegna, voi tenete presente che questa risorsa è sfruttata con una concessione di 40 litri al secondo che viene muta da questi piccoli pozzi, 35 vanno alle terme e 5 vengono utilizzate dal comune. Il comune cosa sta facendo con questa risorsa? I primi impianti per farsi il riscaldamento di tutte le strutture comunali, della scuola, del comune e tutti gli spazi digamente che sono poi ad uso pubblico. L'idea è quella di valorizzare quest'acqua che altrimenti andrebbe persa, perché è un'acqua calda che sgorga naturalmente quasi dai pozzi, per fare digamente il riscaldamento delle case. È chiaro che questo è l'uso, diciamo così, iniziale di questa risorsa. Vedete che man mano che aumenta la temperatura, cioè quando raggiungiamo delle temperature superiori a 140 gradi, allora ci si pone il problema di valorizzarla per fare energia elettrica. E quindi chiaramente noi dobbiamo tenere presente che questo territorio di fatto, cioè il fatto che in qualche modo, perché il progetto è finalizzato proprio a fare un'analisi di quella che potrebbe essere la risorsa geotermica presente in questo territorio, noi abbiamo un territorio confinante che è Fortongianus, che valorizza le terme, che valorizza, cioè che punta a valorizzare la presenza di questa risorsa che viene utilizzata per fare digamente questi vari trattamenti, e ne sta facendo ovviamente l'estensione all'uso del riscaldamento. È chiaro che tenete presente che se parliamo di un uso localizzato della geotermia, è chiaro ovviamente che io vi dico, guardate che oggi la cosa più interessante sarebbe fare l'impianto di riscaldamento con queste tecnologie, nel senso che uno, anziché farsi la caldaia tipo tradizionale, potrebbe molto semplicemente, sfruttando in questo caso ovviamente anche questa mera tecnicamente contenuto termico che ha la terra, e sfruttare con delle sonde particolari il calore che ha la terra per riscaldarsi praticamente casa, o viceversa d'estate usare praticamente il calore della casa e trasferirlo alla terra. E oggi praticamente questi impianti cosiddetti praticamente a sonda geotermica sono gli impianti di riscaldamento che sono, diciamo così, oggi maggiormente utilizzati. È chiaro che questo tipo di tecnologia è molto semplice, è come se fosse un impianto di riscaldamento in cui io devo fare un piccolo pozzo, una piccola sonda dove circola un fluido particolare, e con un dispositivo di questo genere, la pompa di calore simile a quella che avete a casa per fare il condizionamento, si sfrutta la differenza di temperatura tra la casa e il terreno per riscaldarvi o raffreddarvi ovviamente i vostri ambienti. È chiaro che questo tipo di tecnologia sono degli impianti molto semplici, ma soprattutto tendono a fare un uso locale della risorsa. Cioè, se io praticamente avessi l'esigenza di un'agricoltura, ad esempio con delle serre, oppure avere praticamente, diciamo così, delle compendi immobiliari grandi, però diciamo così concentrati nel territorio, è chiaro che a quel punto sarebbe praticamente possibile sfruttare questo tipo di tecnologia per fare praticamente il riscaldamento di questi ambienti. Questo può essere un lato positivo della geotermia di questo tipo. È chiaro che invece quando parliamo di impianti ad alta entalpia, come vi dicevo, qua entrano in gioco dei fluidi a temperature molto più alte, e cosa più rilevante, i pozzi che vengono scavati per fare ovviamente queste captazioni sono molto più profondi, nel senso che qua si parla ovviamente da decine a qualche migliaio di metri, cioè mediamente un pozzo geotermico è profondo tra i 700 e 800 metri. In pratica come funziona l'impianto? Voi immaginate che l'impianto funziona con dei pozzi dove si estrae questa praticamente con questo fluido, questo vapore, quest'acqua surriscaldata, lo si convoglia con dei vaporodotti, quindi delle condotte in cui arriva, fluisce questo ovviamente fluido, arriva chiaramente alla sala macchine, quindi viene fatta passare in questa turbina, la turbina produce tramite un alternatore energia elettrica, e poi di fatto questi fluidi vengono scaricati, almeno nelle soluzioni iniziali di questi impianti, vengono scaricati in atmosfera attraverso queste torri di raffreddamento. Quindi in pratica immaginatevi che questo impianto deve essere costituito necessariamente da più pozzi, perché ovviamente non esiste nessuna centrale
alimentata da un unico pozzo, mediamente una centrale deve essere alimentata da 4-5 pozzi, di conseguenza questo fluido deve essere convogliato in condotte superficiali con dei tubi che sono larghi mediamente quasi un metro, quindi voi immaginatevi questi tubi che viaggiano sul territorio per arrivare, diciamo così, alla turbina, alla sala macchine, e poi da lì chiaramente vanno in torri di raffreddamento e quindi essere praticamente immessi in atmosfera. Vi dicevo praticamente che questi impianti sono nati proprio praticamente in Italia, e considerate che sostanzialmente la Toscana è ovviamente la regione in cui questa risorsa copre quasi un quarto del consumo praticamente energetico elettrico di tutta, praticamente, di tutta la regione, e il principale operatore qua è nel Green Power. È chiaro praticamente che sostanzialmente quando parliamo di impatti ambientali, da questo punto di vista i dati più completi sull'impatto di questa praticamente risorsa li troviamo nell'Agenzia Regionale della Toscana, l'Agenzia per la Protezione Ambientale. È chiaro praticamente che innanzitutto cosa caratterizza questi impianti? La prima cosa è l'odore, ovvero quello che è l'impatto che si fa più facilmente praticamente riconoscere. Questo chiaramente perché, non so se voi avete mai visto delle partecipanti nelle terme, molto spesso nelle terme si sente l'odore di uova marce, quello chiaramente è l'idrogeno solforato. Il problema è che questi fluidi contengono, in misura più o meno variabile a seconda chiaramente della natura del terreno, l'idrogeno solforato. Quindi la prima cosa che uno sente, prima di vederla, si sente la puzza delle uova marce, che è la prima indicazione. La seconda, qual è? La seconda è l'impatto visivo, nel senso che voi trovate in questi territori questo groviglio di tubi che chiaramente si spostano nel territorio per andare praticamente a fare la raccolta di questo fluido dai pozzi sino alla centrale. È chiaro che poi, come vedremo, l'evoluzione di questi impianti fa sì che noi abbiamo non soltanto dei tubi di andata, ma anche dei tubi di ritorno, nel senso che la tecnologia si è evoluta e quindi non abbiamo più dei circuiti a perdere, vedremo perché, ma c'è anche adesso un circuito di ritorno dove questo fluido, una volta che ha fatto il circuito della macchina, ritorna e viene riiniettato nel pozzo, proprio per alimentare la falda. Questi sono gli impatti ambientali più, diciamo così, immediati. In realtà ce ne sono altri, e questi chiaramente sono sostanzialmente un po' la matrice che caratterizza questi impianti. Vedremo chiaramente in dettaglio la parte delle emissioni, però chiaramente voi dovete tenere presente che ci sono problematiche legate alla subsidenza. Cioè, voi immaginatevi che, come qualunque cosa, se voi avete, diciamo così, un giacimento di un fluido in pressione nel sottosuolo, se voi cominciate a emungere, cioè a portare via del fluido, è naturale che il terreno tende ad abbassarsi. Quindi l'effetto, diciamo così, è il primo ovviamente rischio è questo aspetto della subsidenza, quindi tende praticamente a fare una modificazione della conformazione geologica del terreno. Il terreno si assesta e si abbassa. Se si abbassa, è chiaro che io ho degli impatti sulle falde, nel senso che dobbiamo stare molto attenti sempre a non creare una commistione tra le falde idriche con le falde invece di questa risorsa. Quindi chiaramente se la falda si abbassa e viene in contatto con questi praticamente giacimenti, è chiaro che la falda si può contaminare di metalli che sono presenti, tipico l'arsenico, in questi praticamente fluidi. È chiaro praticamente che c'è un problema anche di rumore, sarà banale, però dovete tenere presente che in questi tubi, vi dicevo, sono tubi da un metro dove passa questo vapore, comunque è chiaro che ci sono vapore, scariche di condensa, quindi si sentono dei rumori tipici di sibili oppure praticamente dei rumori di circolazione di fluido. C'è il problema chiaramente delle modificazioni del paesaggio che vi ho detto, e c'è il problema della perforazione dei pozzi. È chiaro che, come vi dicevo, scavare un pozzo per fare una risorsa, per trovare un giacimento geotermico, non è così come si fa col pozzo artesiano per farci l'acqua per la vigna o per l'orto. Sono dei pozzi che bisogna molto più profondi, molto praticamente, diciamo così, da attenzionare, proprio per il fatto di mantenere sempre isolato il giacimento della risorsa termica con le falde idriche.
Infatti considerate ad esempio che, sapete praticamente la cultura giapponese dei bagni termali, loro hanno tantissimi bagni, è chiaro praticamente che la risorsa geotermica in Giappone è pochissimo sfruttata, perché loro chiaramente non vogliono mettere in crisi il sistema delle acque termali. Perché è chiaro che se voi prelevate l'acqua per la, o meglio questo fluido per l'uso energetico, può essere praticamente che voi fate perdere la potenzialità della fonte termica o della fonte termale che c'è a valle del vostro praticamente sfruttamento, del vostro punto di emissione. È chiaro che c'è la sismicità è collegata alla subsidenza, cioè l'effetto praticamente del terreno si assesta. È chiaro praticamente che poi l'altra tema delicato è la riniezione dell'acqua di condensa. Dicevo praticamente che oggi per affrontare le problematiche ambientali di questi impianti si cerca di evitare di avere l'immissione in atmosfera di questi fluidi una volta che sono passati attraverso le macchine, quindi si usano dei circuiti chiusi. In altre parole, viene estratto il fluido termico, si fa uno scambio di calore con un altro praticamente fluido e questo fluido poi viene reimmesso all'interno praticamente del giacimento, proprio per cercare di mantenerlo, di alimentarlo continuamente. È chiaro che la qualità del fluido che voi andate a reimmettere va chiaramente fatta molta attenzione nella qualità del fluido che si reimette all'interno del pozzo. Queste sono chiaramente le indicazioni poi dei problemi che ci sono stati, soprattutto in questo momento il Monte dell'Amiata è quella la situazione più critica. È chiaro che ci sono state praticamente rilevate delle contaminazioni della falda, i problemi diciamo così delle emissioni in atmosfera, oltre che della anidride solforosa, quella cioè della puzza, ci sono chiaramente anche altri inquinanti, l'arsenico piuttosto diciamo boro, il mercurio, e sostanzialmente l'impatto geologico, perché praticamente si sta presentando questo fenomeno che il monte si sta assestando. Se voi andate a vedere i documenti ambientali di questa Enel Green Power, la stessa Enel riconosce questi problemi, sta chiaramente mettendo a punto i nuovi impianti, diciamo così, con la reiniezione, che sostanzialmente, come vi dicevo, funzionano in questo modo. Cioè, il serbatoio geotermico si preleva questo fluido, si fa passare allo scambiatore e poi lo si reimmette. Tubi di mandata, tubi di ritorno, altri fluidi che ci sono ovviamente all'interno dello scambiatore di calore, poi vanno alla sala macchine, comunque poi al sistema di condensazione, e qua ovviamente c'è il problema che questi impianti di condensazione servono ovviamente delle risorse idriche per condensare questi ovviamente fluidi. A questo punto chiaramente vi volevo far vedere come alla fine della fiera una centrale geotermica di tipo tradizionale tende ad essere molto diciamo a occupare molto territorio, proprio perché ci sono i pozzi, ci sono i vaporodotti, ci sono tutte le varie unità di trattamento e quindi sono diciamo così invasive dal punto di vista diciamo così della occupazione del suolo, del territorio. È chiaro che ad esempio in Toscana l'impatto visivo lì è in parte limitato dal fatto che sono delle colline metallifere e quindi chiaramente in qualche modo hanno sfruttato i vari pendii per diciamo così non far vedere questo diciamo così tipo di condotte, cioè vengono praticamente sostanzialmente le crinali delle colline a fronte posto e quindi uno da lontano non le vede, cioè quando uno si presenta proprio vicino allora a quel punto vede tutta questa ambaradano di tubi che passano da una parte all'altra. È chiaro che laddove ci sono invece dei territori pianeggianti o semipianeggianti è chiaro che l'impatto visivo in quel caso è difficile da riuscire praticamente a mascherare. È chiaro praticamente che abbiamo parlato degli impatti ambientali connessi allo sfruttamento di questa risorsa. Il problema è che prima questa risorsa va cercata, cioè va fatto la ricerca di questi praticamente campi. Lo studio, o meglio, inizia chiaramente con tutta una serie di attività di controlli superficiali, con delle tecniche avanzate, e quindi ci sono dei rilevamenti con sostanzialmente dei macchinari che sostanzialmente non impattano su quello che può essere il territorio. Però è chiaro che arrivata a delineare
la presenza della risorsa, per poterne quantificare la potenzialità bisogna fare lo scavo. Quindi lo scavo vuol dire, ovviamente, immaginatevi le piste per poter arrivare ai ponti dove fare lo scavo, la pista ovviamente, la piazzola, fare la perforazione. E il problema, vi dicevo, è che queste perforazioni sono molto profonde, quindi centinaia di metri potenzialmente da scavare, e quindi chiaramente il problema maggiore sono i fanghi che vengono ovviamente da questa escavazione. Questo, diciamo così, dal punto di vista degli aspetti ambientali. La riflessione, come vi anticipavo, diciamo così, su queste risorse, ma in generale su tutte le fonti rinnovabili, è questa: ma noi di tutta questa energia ne abbiamo effettivamente bisogno? Sapete che in questo momento, purtroppo con la crisi, noi siamo in un mercato dell'energia elettrica in cui c'è un eccesso di offerta rispetto alla domanda. Attualmente, diciamo così, noi abbiamo una rete che è scombinata, nel senso che voi avete durante il giorno tutta l'emissione dell'energia che deriva dai pannelli fotovoltaici. Questi pannelli fotovoltaici ormai producono quasi, soddisfano quasi il 50% dell'energia che noi consumiamo durante il giorno, per cui praticamente la rete cerca un continuo equilibrio tra la domanda e l'offerta, perché voi sapete che l'energia non si può in questo momento conservare. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo la rete di distribuzione dell'energia, ci deve essere un continuo equilibrio tra quella che è l'energia che io immetto nella rete e quella che invece utilizzo. È chiaro praticamente quindi che abbiamo tutte le centrali di tipo tradizionale con un carico, un fattore di carico molto basso, cioè voi avete delle centrali che lavorano oggi al 20% della capacità di utilizzo. Per esempio la centrale di Porto Torres, quella della E.ON, perché praticamente diciamo così è in crisi? Perché il mercato dell'energia oggi non riesce, diciamo così, a essere competitivo con quelli che sono i prezzi dell'energia. Considerate che attualmente in alcuni casi i pannelli fotovoltaici vendono l'energia a prezzo zero, cioè io vendo l'energia perché comunque ovviamente sono remunerato attraverso il contributo, l'incentivo. L'energia la vendo a prezzo zero. In Germania c'è stato il primo caso in cui addirittura il produttore dell'energia ha pagato per ritirare l'energia. Cioè, capite praticamente che c'è un qualcosa nel mercato che non sta funzionando. Cioè, io pago per ritirare l'energia, il mio cliente pago io per poter fare consumare l'energia che ho prodotto, perché il mio guadagno oggi è l'incentivo. E l'altra cosa a questo punto è, e così diciamo così lascio la parola agli interventi successivi, ma se io devo fare una politica di sviluppo che punta ad essere sostenibile, allora è chiaro che cerco di equilibrare le mie risorse energetiche con gli usi che ne devo fare, nel senso che ormai le tecnologie ci sono. Allora a questo punto, ovviamente, se questo territorio ha una valenza di produzioni agricole tipiche, ma che peraltro ovviamente ci danno anche, se volete, i loro problemini ambientali, faccio l'essenza delle olive che maciniamo, è chiaro che sapete che è un combustibile, no? Una volta si usava nei caminetti, adesso non so se si usa ancora, va smaltito attualmente. Allora a questo punto dice, ma se devo fare l'uso di un'energia che vada bene per il mio territorio, beh, allora mi posso orientare meglio per la biomassa. Allora posso immaginare che voi veramente dall'assanza, voi dal cipato che mi può derivare dalla manutenzione dei boschi, eccetera, allora l'evoluzione è: comincio a installare qualche impiantino che va a biomassa in luogo di quello di gamete a gasolio piuttosto di gamete che da altre fonti. Cioè si tratta di fare delle scelte che siano coerenti con quello che è l'uso del territorio, perché di fatto la scelta energetica ne condiziona anche lo sviluppo. Quindi la riflessione è: ma questa energia, innanzitutto oggi il mercato non ce lo chiede, perché abbiamo un eccesso di offerte rispetto alla domanda. Allora mi dite, ma chi è oggi, chiunque di voi, chi è che si mette a produrre un prodotto che il mercato sa che non riuscirebbe a venderlo? Nessuno, credo, no? Lo faccio soltanto se io riesco a guadagnare attraverso l'incentivo. Allora sì, faccio praticamente, continuo a produrre energia.
E l'altra cosa è, questa energia localmente, se fossi praticamente, diciamo così, io sono sardo ma vivo a Latina, Fondi, diciamo così, è il paese del secondo mercato ortofrutticolo praticamente d'Italia. È chiaro che lì è pieno di serre, cioè lì il territorio è completamente antropizzato e qui non vedete altro che serre per produzioni di ortaggi. Allora è chiaro che se io praticamente valuto quanto è l'energia che si consuma in termini di gasolio per riscaldare queste serre, allora potrebbe avere senso, se fossi, avessi una risorsa geotermica, pensare di riscaldare la serra con questa risorsa piuttosto che con il gasolio. Però è chiaro che io le serre non ce le ho. Ho finito. Prima di dare spazio alle domande, direi di finire con gli interventi, e ora la volta di Silvia Domenico. Salve, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ammetto che non è la prima assemblea alla quale partecipo, perché di fatto vorrei dare un inquadramento dal mio punto di vista. Io sono una sociologa rurale principalmente, e quindi mi occupo di tematiche vincolate alla rilocalizzazione delle produzioni e valorizzazione delle produzioni agroalimentari. Diciamo che sempre più frequentemente negli ultimi anni la questione della produzione agricola, e quindi tutto il comparto vincolato al tema del territorio, della valorizzazione del territorio, è interessato da altre dinamiche che influenzano chiaramente la gestione del territorio per sé. Come diceva giustamente all'inizio della presentazione l'ingegner Pireddu, la situazione a livello sardo, da questo punto di vista, sul tema dell'esplosione delle energie rinnovabili, assume delle caratteristiche, dal mio punto di vista, molto drammatiche. Perché se noi prendiamo la cartina della Sardegna e iniziamo a analizzare quali situazioni si stanno sviluppando in tutta la Sardegna dal punto di vista dei tentativi di utilizzare la terra al fine della produzione di energie rinnovabili, ci troviamo in una situazione abbastanza densa. Sapete per esempio molto bene qual è la situazione di Nargolia, qui abbiamo appunto Pietro, che è un caso che avete vicinissimo, ma se la problematica viene affrontata dal punto di vista dell'utilizzo della terra per la produzione delle energie rinnovabili, e non solo dell'utilizzo per sé, ma del consumo della terra vincolato all'utilizzo, come veniva spiegato prima, la situazione si intensifica. Si intensifica perché nel momento in cui noi stiamo valutando qual è l'utilizzo degli spazi, quindi della superficie agraria utile ai fini dell'utilizzo e quindi delle implementazioni delle energie rinnovabili, poi dobbiamo farci tutto un altro discorso che è vincolato a quello che da un lato è il risultato che potrebbe compromettere quindi la terra e l'inquinamento dal punto di vista delle falde acquifere della terra per sé, e dall'altro lato è quello per esempio dell'utilizzo, come veniva citato prima, delle biomasse, quindi dei territori, delle coltivazioni ai fini della produzione energetica. Veniva appunto detto molto bene precedentemente qual è l'utilizzo. Se noi prendiamo per esempio le politiche pubbliche sia a livello europeo che anche in parte a livello sardo, quindi analizziamo per esempio il piano delle energie rinnovabili, ci sono delle contraddizioni di forma molto importanti. Cioè l'Unione Europea da un lato ci chiede 20-20-20 attraverso i vari protocolli, ci chiede una riduzione delle emissioni, ci chiede un risparmio energetico e ci chiede un potenziamento delle energie rinnovabili. Ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutto, diciamo, la progettazione per sé dell'implementazione di questa costruzione di transizione che dovrebbe portarci appunto verso uno sviluppo energetico sostenibile va affrontata da vari punti di vista, non può essere solo vincolata, come è stato detto prima, chiaramente al tema dell'implementazione delle energie rinnovabili, che in questo momento si trova ad affrontare una situazione strettamente connessa
agli incentivi vincolati, quindi di tipo speculativo. Ci troviamo di fatto in una situazione che non è solo di crisi economica, ma è anche di crisi chiaramente ecologica. Molti di voi sapranno che ci troviamo in un territorio che, per quanto ci è caro, per quanto nell'immaginario collettivo rappresenta un territorio relativamente ancora vergine, è caratterizzato per 445.000 ettari di territorio da bonificare, senza aggiungere a questi territori da bonificare i terreni che noi abbiamo perso, per esempio, per l'occupazione delle terre dal punto di vista edilizio, e le terre che stiamo progressivamente perdendo appunto con l'avanzare di questi progetti di tipo delle energie rinnovabili. Se prendiamo i dati alla mano della situazione dell'agricoltura in Europa e in particolare, scendendo nello specifico, in Sardegna, ci rendiamo conto che c'è sempre di più una concentrazione nelle mani di pochi e quindi un aumento, un accorpamento delle terre e dello sfruttamento delle stesse, che spesso vengono cambiate di utilizzo, quindi vengono utilizzati per altri fini se non la produzione, diversa dalla produzione del cibo, e dall'altra una diminuzione delle superfici agricole coltivabili. Se scendiamo nello specifico nel caso di questa superregione, cito una ricerca che ha fatto una mia collega che adesso lavora alla Comunità Europea, Angela Guarino, che racconta che, ebbene sì, è vero, il Montifero è caratterizzato da molte delle similitudini che avvicinano molti territori rurali in Europa, quindi lo spopolamento, la perdita di superficie agricola coltivata, però dall'altro lato dimostra un dinamismo dal punto di vista delle coltivazioni e quindi di per sé del tessuto economico locale molto forte. E questo probabilmente non lo devo raccontare io a voi, ma probabilmente lo potete raccontare molto meglio voi a me. Cioè, di fatto il territorio si caratterizza per un'attività agricola molto importante, che è caratterizzata da prodotti agroalimentari di altissima qualità. Di fatto due dei principali presidi di slow food di tutta l'isola su quattro, due appunto dei quali sono ancora alcuni di essi in via di protocollo di essere insomma definiti, due presidi di slow food sono in questo territorio. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui noi analizziamo non solo esclusivamente la questione del territorio, quindi della produzione agricola, ma iniziamo a verificare e valutare all'interno di essa delle variabili quali la produzione dell'energia o l'implementazione di determinate politiche pubbliche, è necessario partire da una programmazione strategica ed integrata. Non possiamo partire dallo smantellamento delle economie esistenti. Che cosa ci ricorda di fatto, dal mio punto di vista, questa parentesi storica che stiamo vivendo sul tema nello specifico delle energie rinnovabili? Secondo me, da un certo punto di vista, c'è fare una similitudine con quello che è stato un po' il piano di rinascita in Sardegna dal 72 in poi, e quindi dalla volontà di investire, o comunque di non avere la capacità programmatica di valorizzare le economie reali locali a dispetto di modelli economici di sviluppo economico imposti dall'esterno. Dico questo perché in un momento appunto, come abbiamo detto, di crisi, in un momento in cui tra l'altro c'è una produzione dal punto di vista anche di scientifica molto importante, che dimostra che i territori di fatto più forti in transizione, che riescono a uscire dalla crisi e che riescono a valorizzare le proprie risorse, stanno realmente puntando su un tipo di transizione che valorizza le economie locali, valorizza e include soprattutto la popolazione nelle scelte politiche strategiche dal punto di vista progettuale, e contemporaneamente fa una programmazione che va più in là della mera
scadenza elettorale. Cioè, vediamo e analizziamo documenti di territori importanti che affrontano la tematica della transizione contro la crisi e dello sviluppo sostenibile, quali per esempio la Catalogna, i Paesi Baschi, l'Olanda come Stato ed altri, che fanno una programmazione di vita economica, ecologica e sociale a 50 anni. La domanda quindi che provocatoriamente io pongo è nell'insieme delle criticità e quindi delle contrarietà che possiamo vedere nei progetti che vengono esposti, e questo della geotermia è uno di quelli estremamente importante, che cosa implica questo nella nostra programmazione a 50 anni? Che cosa implica questo nella maniera nella quale noi lasceremo il territorio alle nostre future generazioni? Abbiamo delle esperienze, cioè abbiamo la nostra storia locale che ci insegna che determinate scelte hanno compromesso in molti territori della nostra isola l'economia locale in maniera irreversibile, hanno compromesso le falde acquifere in maniera irreversibile, hanno cioè compromesso l'immagine di un territorio in maniera irreversibile, perché di fatto nel momento in cui parliamo di produzioni locali non possiamo escludere dall'analisi il territorio che ci è intorno e quindi l'integrazione del territorio per sé. Io ho avuto modo di leggere i documenti che mi sono stati trasmessi e quindi fare un'analisi un po' delle caratterizzazioni, quindi delle problematiche che dal punto di vista socio-economico potrebbero influire come progetto sul territorio per sé. Il territorio è caratterizzato non solo esclusivamente dall'attività, come dicevo prima, di produzione agroalimentare, quindi di produzione agricola, ma è caratterizzato anche da un'immagine fortemente turistica indirizzata verso un turismo sostenibile, quindi l'albergo diffuso, l'immagine del luogo per sé, l'immagine culturale dei luoghi e delle ricchezze dal punto di vista archeologico ed ambientale. Ora, nel momento in cui noi andiamo appunto a scegliere la pianificazione dell'economia locale e reale, sono tutti elementi che non possono essere esclusi, perché il territorio per sé non è dato solo esclusivamente appunto da una produzione e dalla biodiversità, una biodiversità che non è solo esclusivamente culturale, quindi delle produzioni fisiche, delle culture, ma è anche culturale. E quindi in questo immaginario e quindi in questa caratterizzazione dei luoghi, valorizzare e preservare gli stessi da azioni non condivise a livello locale e non sufficientemente approfondite da un certo punto di vista delle complicazioni, nel senso che se analizziamo casi di comunità anche che hanno sperimentato progetti di geotermia nei propri luoghi, si tratta di verificare a livello socio-economico uno smantellamento delle attività produttive, non un potenziamento delle attività produttive. Quando appunto l'ingegner Pirelli stava dicendo a che cosa ci serve tutta questa energia, nel momento in cui riflettiamo sulla transizione, quindi sulla transizione sostenibile, sulla transizione fuori dalla crisi, dobbiamo necessariamente pensare che quelle energie o quella pianificazione delle energie, come viene descritta in parte anche dal piano energetico regionale, nel piano energetico regionale si dice, mi corregga l'ingegner Pirettu, che in realtà l'intervento sulle zone agricole e quindi sulle zone caratterizzate dal punto di vista rurale va fatto se vincolato alla produzione agricola nei terreni e quindi se va vincolata alla produzione della zona rurale per sé.
ma la contrarietà appunto di tutti gli interventi che stanno sorgendo in questo momento è data proprio dal fatto che sia progetti decisamente invasivi che incidono fisicamente nel territorio come questo della geotermia o come quello della, delle trivellazioni nella zona di Arborea, Medio Campidano, Anglona, eccetera, o le altre come le serre fotovoltaiche o i grandi impianti di solare termodinamico e i loro progetti, in realtà non hanno nessuna connessione col territorio, non hanno nessuna connessione neanche dal punto di vista, come si diceva precedentemente, dei vantaggi che questi porteranno o possono portare alla, alla popolazione locale. Questo perché? In parte perché noi non abbiamo ancora un piano energetico regionale, si sta discutendo adesso, cioè noi stiamo facendo delle pianificazioni dal punto di vista energetico senza sapere quanto ci serve, a che cosa serve e a chi serve. E contemporaneamente a questo, in realtà stiamo compromettendo probabilmente la programmazione, perché prima di sapere realmente quali sono le nostre necessità, stiamo avviando, per esempio, a livello regionale, i tavoli per la costruzione. I comuni si stanno dotando del dei PAES, che sono appunto dei programmi energetici anche a livello comunale, che partiranno sicuramente dopo, perché non sono ancora partiti, partiranno dopo che questi progetti vedranno già un loro inizio e un loro avvio. E quindi i comuni che avevano progettato una rilocalizzazione delle produzioni energetiche ai fini quindi di un vantaggio per la cittadinanza e per le popolazioni locali si vedranno in forte competizione, diciamo, con l'implementazione di un altro tipo di sviluppo energetico che non appartiene ai luoghi stessi. Chiudo dicendo soltanto una cosa, che non è la prima, appunto, come vi ho detto, assemblea alla quale assisto. Credo che sia molto essenziale a livello territoriale che tutti i comitati di cittadini, i comuni, i sindaci, che in questo momento sono estremamente toccati e comunque interessati da questi, io li definisco tranquillamente attacchi, perché nel momento in cui non c'è una pianificazione condivisa col territorio e non c'è una programmazione appunto congiunta, la problematica dal punto di vista della democrazia, secondo me, è molto compromessa. È molto importante dal mio punto di vista che si faccia rete, che i cittadini facciano rete tra di loro, che a livello che nei territori si parli il più possibile di queste tematiche e che esista e si instauri un coordinamento tra le varie realtà per capire, per comprendere che spesso e volentieri è più di uno il filo che unisce, anche se le tematiche che riguardano le energie sono differenti, cioè la tipologia di energia implementata dai territori non è il problema per sé, è la metodologia, è le cause, è le conseguenze che questi porteranno nei territori stessi. Grazie. Dico qualcosa per chiarimento innanzitutto ai cittadini di Seneca, e ringrazio anche tutti quelli che sono venuti da Puglia, che sono tanti. Per fare un esempio di impatto ambientale, prima ho trascurato di dire qual è l'area che ricade nel territorio di Seneca compresa nel progetto. È una linea retta che va dal confine con Puglieri su Vallazzu, che arriva sino a Frommigasa, quindi anche per i più profani vorrebbe dire in territorio quasi tutto comunale, compreso da uso civico,
la linea di Seneca è una linea marginale, ma ci prende il fior fiore. Sinteticamente andrebbero a impattare sulle nostre zone di ristoro più famose, Birdambulis, Nuraghiruyu, Achettoles, compromettendole anche le falde, quindi non se ne sa niente. Un'altra cosa che vorrei dire, che poi hanno letto ampiamente anche gli altri, è questo: noi cosa vogliamo fare nel nostro territorio? Cosa andrebbe a compromettere? Questi alla fine cosa ci promettono? È sempre un'incognita. Faccio l'esempio di Arborea, tutto questo mega impatto che si propone su Arborea, effettivamente all'inizio andrebbe a proporre solo 5 posti di lavoro, quanti sarebbero a Seneghe? Faccio l'esempio dell'olio extravergine d'oliva. Qua ormai abbiamo ottenuto un mercato di nicchia, come diceva anche prima Silvia, molto importante, con analisi chimiche severissime, un mercato estero non indifferente. Il rilascio di arsenico e di ammoniaca nell'aria andrebbe a giovare questo, andrebbe a giovare sul pascolo delle pecore, sulle analisi del latte, andrebbe a giovare sulla carne di bue rosso che è tutta a pascolo prado? Penso di no. Chiudo e lascio agli interventi del pubblico, se c'è qualche chiarimento da fare, se magari mi aiutano Andrea o Stefano per passare i microfoni, se qualcuno va ad intervenire, alzi la mano e chieda pure. Importanza abbia, ma nel monte del mio paese, ricco di tante acque come il monte di Seneghe, qual è il suo paese? Irgoli. Ah, sì. Irgoli. Il monte del mio paese era ricco di tante fonti di acqua come quello di Seneghe e forniva l'acqua a 5 paesi della bassa baronia prima della guerra. Queste fonti di acqua sono state convogliate e portate nei paesi. Allora non c'erano i tubi di corso, c'erano due rubinetti nel centro del paese e andavamo con le brocche a prendere l'acqua che ci serviva. 5 paesi serviva queste fonti di acqua. Poi, dopo 50 anni, questi tubi si sono rovinati, si sono finiti e le acque non venivano più nel paese e poi la baronia è stata poi fornita dalle acque del Cedrino. Il comune ha costruito nel monte una casa che andava a servizio di malati, di bambini. Questa fonte di acqua però il comune ha costruito a spesa di milioni hanno ribellato lì, hanno disturbato questa fonte di acqua. Come l'hanno disturbata? Questa fonte di acqua ha cambiato strada e si è saltata. Non esce più acqua sulla linea che il comune ha costruito lì. Non lo so più importante questa fonte. Hanno livellato, lì hanno disturbato, cambiato casa, c'è seccato, ma non è uscita più. Non lo so, se il comune di Seneghe fornisce tanta acqua a tanti paesi, se trivellando possono toccare queste fonti di acqua che c'è tanti paesi, possono disturbarla e succede lo stesso che è successo nel mio paese. Ma io questo l'ho visto anche un altro caso. Io lavoravo nel sanatorio di Camilleria vicino a Imperia, lì quando hanno costruito l'autostrada del sole, e lì hanno trivellato perché i fondi di acqua non può più la stessa è successo anche lì, trivellando, andando in discorso, hanno disturbato le vene, le fonti che portavano l'acqua ai pozzi delle pianure, dove proprio abitavo io, c'era un pozzo che
hanno disturbato questa fonte di acqua, il pozzo si è seccato e poi l'impresa ha pagato i danni che ha causato tutta l'impresa, ha risarcito al padrone di casa, dicendo io abitare lì, il pozzo che si è seccato, è stato risarcito dall'impresa. Perché trivellando loro hanno disturbato la fonte che era la situazione. Può avere importanza che trivellando disturbino queste fonti anche a Monte di Celle, e perché se poi non può ripetere come nel mio paese. Certo, certo. Se c'è qualche altro intervento, qualche altra domanda. Nessuno? Io mi chiamo Casper, sono di Cugliari, sono rimasto un po' indietro, un po' disinformato di questa faccenda. Per esempio, a che punto siamo della vicenda? Loro sono già arrivati qua, insomma, se già è all'attenzione delle amministrazioni locali e comunali questa faccenda, cioè loro come hanno fatto arrivare qua? Chi è, quale benestare hanno già? E chi sono? Eminentemente chi sono? È un'impresa? È una SRL, si chiama Exergia Toscana, che ha un capitale sociale di 21.000 euro, quindi vi lascio ovviamente creata a nuovo. E infatti lascio poi l'interpretazione. Un'altra cosa è a che punto siamo? Lo dicevo prima. Siamo al punto che dal 2010 che è stata fatta la prima istanza da parte di Exergia Toscana è arrivato il benestare della soprintendenza archeologica il 27 di marzo di quest'anno. Il benestare della soprintendenza? Sì. Non bisogna farsi trarre l'inganno da questo, perché effettivamente loro dicono che non tange i 150 metri legali da monumenti archeologici, ma anche questo è molto lascia molto dubitare, perché un territorio come Seneca, per dire, ha più di 100 nuraghi censiti, non so quanto si possa rispettare questo. Del 15 aprile dal 15 aprile si è riavviato il permesso, quindi a cadere da 60 giorni da questa data, dal 15 aprile dalla pubblicazione del CULAS, a tutte le amministrazioni e gli enti chiamati in causa, che sono 20, devono esprimersi. Dopo i 60 giorni c'è la conferenza di servizi. In questa conferenza di servizi, secondo me, come dicevano i relatori prima, bisogna costituire una rete forte, perché se i 9 comuni più altri 2 enti dimostrano contrarietà, si potrà vincere questa battaglia. Quindi si dovrà fare fronte unico, ci dovrà essere un fronte di popolo molto unito, perché non penso che riguardi solo i 9 paesi coinvolti. Faccio l'esempio di Seneca: l'inquinamento che verrà creato da eventuali perforazioni seneghesi ricadrà anche su Bonardo, che non è compreso nel progetto, quindi anche Bonardo dovrebbe preoccuparsi. Sì, oppure non ci deve essere neanche l'egoismo del singolo comune, che magari riuscirà a sottrarsi alla cosa, perché tanto poi sarà circondato dagli altri che gli creeranno dei problemi, sia dal punto di vista di inquinamento sia dal punto di vista di impatto paesaggistico. Un'altra cosa che mi è curiosito, una notizia che non so se è vera, che voi sindaci, appunto, dei comuni interessati, addirittura abbiate ricevuto circolari direttamente dal ministero, addirittura a carattere segreto, che non saprei veramente dire nemmeno sulla legalità di una pratica di questo tipo, ma d'altronde io sono assolutamente profano. C'è una fase iniziale in cui vengono proposti progetti che per un determinato periodo, non, per motivi di segreto industriale, non sono propagabili al pubblico. Ah, ok, per motivi di segreto industriale. Sì, è questo il motivo. Legale, consentito dalla legge. Però
questo mollo sempre a voi la palla sulle considerazioni, cioè con la scusa del segreto. Certo, poi industriale, se cioè, sei questo è, quindi oltretutto bisognerebbe andare contro questa cosa anche con diciamo, una parte, se non il grosso del progetto, sconosciuto alle popolazioni, insomma, alla gente. C'è qualcuno qua della sovrintendenza forse? Non conoscendo intanto le facce, ma penso proprio di no, poi se c'è qualcuno si faccia ricco. Ma... Saluto a tutti, sono Raimondo Marchi di Seneghe e vorrei provocatoriamente lanciare un qualcosa che possa essere motivo per ragionarci ancora più profondamente. Allora, noi in Consiglio Comunale abbiamo deliberato all'unanimità il no a questo progetto, forti in modo particolare che la Regione Sardegna è priva di uno strumento attuativo per il cosiddetto piano energetico. Ancora prima di minare il territorio regionale con preclusioni locali, qua ci faccio un impianto, qui ce ne faccio un altro, aspettiamo logicamente che ci sia questo benedetto piano. Ma dal 2010 questa azienda, questa società toscana ha presentato richiesta di permesso per ricerca di queste fonti geotermiche, la regione non so cosa abbia pensato o che cosa gli abbia frullato della testa, nel 2012 ha emanato delle linee guida modificando un pochino le carte in tavola, cioè fortunatamente ha bloccato l'attività di questa azienda, perché questa azienda ha dovuto ripresentare la sua istanza aggiornando la sua modulistica, la sua istanza alle nuove direttive. Però con queste nuove direttive ci sono c'è qualcosa di diverso tra quelle precedenti, cioè ante 2010, e le nuove. Io ho visto qualcosa di macchinoso nelle direttive e nelle linee guida della regione. Nel senso che non sono presenti i politici, mi sembra, in questa regione, in questa assemblea, però i politici stanno un pochino lì sul tavolo a guardare, cioè sia di destra sia di sinistra stanno lì, aspettiamo il risvolto della situazione per buttarci da una parte o dall'altra, con la gente, con il popolo, oppure con gli interessi particolari di casta, perché qua stiamo parlando di interessi di casta. Stiamo parlando degli interessi di queste società che mirano a prendersi il finanziamento pubblico e a non dare nulla sul territorio. Il sindaco di Seneghe poco fa diceva qual è il risvolto occupazionale, che cosa dà questo progetto. Io queste domande ce le siamo fatte più volte, però non ho visto una risposta da parte dei comuni di questo progetto Cuglieri, quindi interessava altri 8 comuni, compreso Seneghe, in questa manifestazione. I contatti penso siano stati avviati. Che risposta hanno dato gli amministratori, i nostri colleghi amministratori? Domanda ad Antonio, a vedere un pochino qual è il polso delle amministrazioni che fanno parte di questo intero progetto. Cioè non vogliamo essere noi Seneghe, dire il balzello, cioè buttiamoci davanti e nessuno ci viene a traino, oppure neanche vogliamo essere i traghettatori. Vogliamo che si sviluppi effettivamente una rete forte da portare in quella conferenza di servizio, perché attenzione, i pareri essenziali non saranno quelli dei comuni in conferenza di servizio, a 10 a 10 su 20 enti coinvolti la spunta la regione, perché chi deve emanare il provvedimento è l'assessorato all'industria e di conseguenza sarà fondamentale il parere dell'assessorato all'industria. La soprintendenza si è espressa, e questa è una domanda perché non ricordo bene nel parere, in funzione dell'istanza presentata nel 2010 o delle nuove linee guida, quindi si dovrà reesprimere anche la soprintendenza. Gli enti locali, la tutela del paesaggio, cioè sono quasi tutti enti regionali che devono rispondere. Quindi la nostra azione, non come comune di Seneghe, non come amministrazione di Seneghe, ma di tutto il territorio che fa parte del progetto Cuglieri, debba essere improntata nella richiesta, secondo il mio modestissimo parere, logicamente, ai nostri rappresentanti politici regionali sulla posizione, perché il funzionario, il dirigente che sta in quegli uffici, logicamente dovrà avere delle direttive guida da parte della giunta. Se la giunta dice e dà delle impronte che
loro dovrebbero andare avanti. Grazie. Domanda del bottone è questa: io ho iniziato con noi, abbiamo iniziato col proporre, perché allora inizio anche con i primi ringraziamenti, perché questa giornata di oggi è una concertazione tra l'amministrazione senegalese al completo, maggioranza e opposizione, con tutte le realtà produttive, culturali, associazioni culturali e sportive di Senegal. Quindi siamo arrivati a questa giornata con la collaborazione di tutti questi enti. Da questa giornata io mi auguro che nasca una collaborazione anche con le altre amministrazioni comunali e che chi è venuto anche dagli altri paesi tornando a casa cerchi di sensibilizzare sia col soggetto politico che con i propri concittadini. Dal punto di vista di quel che si è già fatto, lo ripeto anche per quelli di fuori, il Consiglio Comunale di Senegal ha votato contro all'unanimità e ha espanso la sua guida anche a tutti gli altri soggetti, compresi gli altri comuni compresi nel progetto. Anche nell'Unione dei Comuni, anche se non è stata pubblicata ancora sul sito, l'Unione dei Comuni Siris Montiferro, come CDA, è andata a fare una delibera di giunta contro il progetto Cuglie. Ecco, questa è voglio dire, questo progetto Cuglie, il comune di Cuglie è d'accordo? No, non si è ancora espresso. Perché qua, a quanto leggo io, il progetto geotermico, tra virgolette, Cuglieri, sì, ha come fine lo sfruttamento dell'energia geotermica nel territorio del Montiferro. Occhio, non è che il nome Cuglieri è stato dato dai toscani al progetto, e non vuol dire che... cioè, questo si appropria di una cosa, mi sì, ma allora, ecco, per rispondere agli amici di Cuglieri è questa, perché praticamente Cuglieri sarà uno di quei territori che verrà compreso a più del 90% del progetto. Mentre che ne so, per Senegal sarà solo un'area marginale, per Cuglieri sarà la quasi interezza di tutto il territorio, sia comunale che privato. La questione è questa. Sono previsti anche tra le elettrici, giusto? Non mi siete arrivati in ritardo? No, perché siamo arrivati, no, perché te lo spiego subito. Un giorno sono arrivato in campagna così, mi devo andare da mangiare i maiali. Dietro il porcile praticamente ho visto un pinchetto, mi sono avvicinato, era di colore verde, poi tutte pietre, altra stava da piasi, poi alla fine mi sono informato, ma queste informazioni mi sono arrivate dopo mesi. Praticamente dice che doveva passare una linea aerea, dei tralicci elettrici praticamente, ma io pensavo fosse l'Enel, però alla fine ho saputo che non era l'Enel. Adesso sto collegando tutte le cose, che praticamente... Probabilmente non si tratta di questo, perché loro stanno ancora chiedendo il permesso per effettuare i carotaggi, che sarebbero le prove. Ecco, quindi molto probabilmente quello che è successo nel tuo terreno non era inerente a questo progetto. No, siamo... No, lo so. Per ritornare un po' anche alla domanda di Raimondo, per ritornare un po' anche alla domanda di Raimondo per quanto riguardava la sovrintendenza. La sovrintendenza è come sapete benissimo, si basa solo d'ufficio a dare le risposte inerenti alle distanze di sicurezza che ci devono essere nelle eventuali aree archeologiche. Scusami Antonio, se interrompo, ma nella domanda di prima volevo sapere se in questa sala ci sono altri amministratori dei comuni interessati a questo progetto. Sindaci mi pare di non vedere, a meno che non. Amministratori non lo so, ma. C'è qualche amministratore dei comuni che fa parte del progetto Cuglieri? Si è messo in evidenza, faccia la cortesia? Mi sembra di no. Chiederei gentilmente all'ingegner Pirito, visto che c'è qualcuno di fuori che è arrivato, vorrebbe sapere sull'impatto ambientale visivo che crea una centrale, se potrebbe riferirlo, una centrale di tipo binario di questo tipo qua. Sì, nel senso ovviamente l'impatto è correlato al fatto che quando tu fai il pozzo, quello che fluisce la centrale è il fluido geotermico, quindi hai dei tubi da un metro alla mandata e da
da 30 cm al ritorno, dove fluisce questo fluido. Il problema è che la centrale non è mai alimentata da un unico pozzo e quindi normalmente c'è una rete di tubi da 4 o 5 pozzi concentrici rispetto alla centrale. Questo è, ovviamente poi ci sono la parte che riguarda poi la trasmissione delle energie elettriche, ovviamente. Ma il progetto, però chiaramente qua ancora il progetto è ricerca, cioè loro vorrebbero valutare se esiste il giacimento e di che rilevanza è. Ancora chiaramente c'è un preliminare a quello che può essere lo studio dell'impianto, se ci sarebbero, se ci sono le condizioni. Però anche la ricerca ha i suoi fatti, ovviamente. Quello volevo chiedere io, sì. Cioè dal punto di vista dei calottaggi comunque l'impatto ambientale c'è ugualmente molto forte se uno va a fare prima la ricerca, indipendentemente dal fatto che poi ci sia tutto. Sì, nel senso di che, come dicevo, è immaginate come fare gli impianti eolici, cioè laddove riterressero un punto di interesse per fare il calottaggio, se il punto non è servito da una strada di penetrazione agraria devono fare la pista, devono fare ovviamente poi lo sbancamento per fare ovviamente il carottaggio, dove arrivare col mezzo e fare il carottaggio. Ovviamente il problema, come vi dicevo, è che il carottaggio non è come quello che si fa per un pozzo artesiano per prendersi l'acqua per l'ovile e quant'altro, è un pozzo che deve scendere giù in profondità, diciamo ovviamente qualche centinaio di metri minimo, e quindi è chiaro ovviamente quando lui scava deve stare molto attento a non creare interferenza tra falda e risorsa. Ecco perché poi devono essere messi gli isolanti, la bentonita e quant'altro, quindi si genera moltissimo fango, a parte l'impatto di fare lo sbancamento della pista per entrare, la piazzola per metterci il camion nel mezzo e quant'altro. Allora, la questione fondamentale, dovresti anche cercare di coinvolgere però quella che attualmente l'amministrazione che delle terme ne sta facendo una risorsa, perché Fortongianus in questo momento è un paese che sta molto investendo su quelle che sono le sue risorse delle terme, no, e anche come vi dicevo per farne la valorizzazione e quindi diciamo così l'utilizzo urbano. È chiaro ovviamente che chi lo sa da dove partono queste risorse e dove arriva quest'acqua. Fortongianus diciamo così è qua sopra. Cioè non è che sia a una distanza, quindi lì, siccome tra l'altro esiste un ente, perché Terme di Sardegna è un ente strumentale della regione, cioè qua praticamente si danno la mazza l'uno con l'altro, nel senso che uno sta investendo per promuovere le terme e l'altro dall'altra parte sta andando diciamo così a potenzialmente ledere quello che è una risorsa. In parole povere, che ne so, facendo il carottaggio è una volta ha avuto la positività della ricerca a Seneca, si potrebbe compromettere anche il sistema delle terme di Fortongianus. La questione voglio dire in termini molto semplici: se la risorsa geotermica c'è, Fortongianus, cioè voglio dire, io l'avrei chiamato progetto Fortongianus, non progetto Puglieri, scusate, però allora la questione è: se io ho un paese che diciamo ha recuperato investendo dei soldi dai romani le terme, adesso c'è un ente, una struttura che devo dire sta lavorando bene, sta creando un'offerta turistica che quindi diversifica l'offerta turistica anche del territorio, allora quello è sicuramente da portare dentro, ovviamente, da coinvolgere in questa situazione, perché come vi dicevo io non sono un geologo, sono un ingegnere, però è chiaro ovviamente che il Fortongianus è qua sotto, no? Quindi chi ne sa, cioè io ti metto porterei dentro, assolutamente. Sì, assolutamente. Sono in Cuglieri e volevo precisare che comunque a livello di tradizioni Cuglieri aveva un affioramento di queste acque calde. Giusto. Come tradizione, quindi presumo che in passato ne abbiano usufruito come si usufruisce a Fortongianus. Esatto. È una tradizione che viene da molti secoli fa. È probabile anche che ci sia stata qualche terma, qualche forma primitiva di terme e via dicendo. E quindi semmai io auspico un utilizzo di questo genere, perché insomma invece di farcela portare via questa roba, questa energia, la usiamo per il nostro benessere e penso che ne possiamo trarre tutti un grandissimo beneficio. Per il resto ci auspichiamo noi di paese che chi di dovere, ecco, si renda conto insomma,
di questa situazione. Un'altra cosa che vorrei dire sempre con chiarezza, che è quella che ha detto anche il Mozzo adesso, è questa, che una cosa è l'utilizzo a bassa entalpia, che sarebbe quello di Fortugianus e quello che nei secoli scorsi è stato fatto a Cuglieri. Una cosa è il mega impatto ambientale che provocherebbe un progetto invece di questo tipo a Senia, ancora per chi non è chiaro, cioè a Senia nel Montiferru e nel Marghe, per chi non è ancora chiaro, la questione è questa. Qua non, c'è, non penso che ci siano persone contrarie a uno sviluppo sostenibile dell'energia non impattante sul territorio, però creare dei macro stabilimenti del genere che poi creano solo altri problemi, ecco, è tutto un altro dire, ecco. La questione è questa. Un'altra cosa che è l'informazione, mi sembra di capire, già con buona ragione lo supponevo, che in ogni caso quegli investimenti necessari per questi assaggi oppure comunque per l'impianto poi dopo di quest'opera avviene tramite contributi, come del resto sarebbe accaduto per altri tipi di energia rinnovabile tipo le pale eoliche, l'Avenas, eccetera. Sì, sì, sì. Insomma, quello che fa una gran gola dall'inizio a questi imprenditori è anche la faccenda di poter fare queste opere prendendo dei grossi capitali di contributo pubblico. Diversamente probabilmente avrebbe anche l'interesse economico, cioè produttivo di impresa. Sì, certo, questo fa parte delle nostre paure, anzi, perché dall'inizio, onestamente, la cosa mi era sfuggita. Pensavo che per una volta, forse era un imprenditore privato, che è sempre diabolico, non avrei. È un imprenditore privato. Anche il denaro si può da utilizzare per fare queste cose. Poi comunque c'è un elemento sul tema degli aiuti alle energie rinnovabili, ovvero che vanno a scaglioni. Se tu presenti il progetto entro, mi sembra, dicembre fosse 2013, hai un certo tipo, cioè se ti viene approvato il progetto entro il 2013, tu hai un certo tipo di sovvenzione, o 30 luglio, se non ricordo. Mano a mano, è stato prolungato, se non sbaglio, fino al 2015, questo importo viene deportato e progressivamente diminuisce. Quindi anche la concentrazione, la corsa in questo momento è dato per arrivare chiaramente alla presentazione e all'approvazione del progetto con la sovvenzione piena. Sovvenzione ancora elevata e del resto, come spesso è successo su larga scala nella nostra nazione, non solo nel nostro territorio o regione, abbiamo visto di come spesso il fine ultimo è proprio quello. Poi che altro dire, è quello che è ovvio per tutti, che anche laddove avesse successo questo tipo di impianto, cosa ce ne viene. Dove ci fosse una possibilità di questo tipo in futuro, magari quando ne avremo la capacità e la possibilità, potremmo minimamente cercare i nostri amministratori locali, i nostri imprenditori. Questo è giusto per allargare la situazione. Questo è stato un tasto che hai toccato tu per la prima volta questa sera qui dentro. È sempre sulla positività o negatività dei progetti, c'è sempre il fatto che vengono fatti dagli esterni. Le popolazioni locali non sono mai coinvolte in nulla, sia sulla positività o negatività dei progetti. Ok, va bene. Ci dovrebbe essere Nanni. A questo proposito mi volevo ricollegare. Io sono un residente di Senegal da poco, però ho lavorato tanti anni sia in Sardegna sia all'estero su questioni di sostenibilità, energia rinnovabile, e dovunque io sia stato la questione era sempre la medesima. Le comunità, piccole o grandi che siano, sono come dire le anatre dello stagno, no? Che stanno lì ferme e tranquille, e le corporazioni, le compagnie, i governi regionali, quello che sono, i cacciatori che lì ti vedono, ti puntano e ti sparano, no?
perché noi siamo così? Perché noi non abbiamo la capacità di progettare, di creare le cose che ci piacciono. Secondo me questa storia della geotermia adesso potrebbe essere un'occasione importantissima perché le comunità riprendano in mano la propria capacità di controllare, di creare, di progettare il proprio futuro. Cosa vogliono i seneghesi che il Senegal diventi in 50 anni? Perché il problema dell'energia verrà immediatamente, come dire, risolto dagli altri o dai seneghesi o dai pugliaresi o da tutta la comunità del Montiferru. Lo vogliamo risolvere noi o ce lo risolvono gli altri? Con i megaprogetti, con le serre fotovoltaiche, con il geotermico. È un'occasione per prendersi in mano un po' il nostro destino. Perché è vero, no? Il Senegal, il territorio, tante cose di pregio, ma queste cose di pregio noi le stiamo facendo utilizzando l'energia che ci viene. Per fare le olive, come le facciamo? Utilizziamo l'energia. Da dove arriva questa energia? Arriva da Porto Torres, arriva da Sarroco, arriva da Porto Vesno, arriva chissà da dove. Adesso arriva da lì, tra 50 anni come sarà? Chi controlla questi processi? Quindi secondo me la cosa, io ripeto, la mia esperienza di 20 anni, sia nel mondo università, sia come membro di comunità, la mia esperienza è che quantomeno le comunità si dedicano, spendono tempo a progettare il proprio futuro, tanto più queste cose gli vengono imposte dall'alto. Quindi questa è un'opportunità, forse speriamo che non sia l'unica, ecco, però questa è un'opportunità perché i seneghesi, i cuglieresi e tutti quelli del Montiferru, i cuglieritani, scusami, comincino a pensare a loro stessi, che cosa facciamo di tutte queste cose? Da adesso a 20 anni, come movimenteremo i nostri trattori, come faremo andare i nostri mulini per le olive, come li facciamo andare? Ci vogliamo pensare o vogliamo aspettare che altri lo facciano per noi nelle maniere che porteranno i soldi e a noi i costi ambientali? Diciamo che non abbiamo quella mentalità imprenditoriale. E allora bisogna cambiarla. Cioè. Sono nato a Bonaccolo, però vivo a Sarchitto, quindi sono residente a Cuglie. E voglio portare a conoscenza l'esperienza che abbiamo fatto noi, faccio parte anche di un'associazione, con le pale eoliche, che volevano piazzarsi queste pale eoliche a Sarchitto, partendo addirittura da Arborea, venendo in qua fino a Cuglie. Abbiamo fatto una grossa battaglia, siamo partiti noi, e tanto è vero che questa esperienza è nata la nostra associazione, Sarchitto, e quindi è un'esperienza che siamo riusciti, partecipando a tutte le sessioni, andando anche a Cagliari con il Pullman, abbiamo fatto una grossa lotta e siamo riusciti a debellarla. Secondo me, io a priori sono contento di questa energia rinnovabile, perché però non a discapito né dell'ambiente né di turbare il territorio. Quello che che penso io è perché questi incentivi sono dati un po' così, perché si paga sulla bolletta un incentivo all'Enel e in cambio di energia rinnovabile. E secondo me lì bisognerebbe che il territorio dei paesi del Montiferru dovrebbero intervenire e partecipare senza escludere niente, secondo me, però essendo noi, diventando noi promotori della cosa e non lasciando in mano ad altri la nostra terra, il nostro suolo. Grazie. Manuela. Credo che sarebbe molto importante se in ogni paese interessato al progetto nascesse un comitato di cittadini che portasse queste istanze avanti e che magari, come dire, spingesse anche i vari sindaci degli altri paesi a prendere determinate posizioni, qualora non avessero già deciso. Noi, mi sembra che, se non ho capito male, siamo ancora in una fase embrionale. Quindi abbiamo ancora la fortuna di avere a disposizione varie possibilità, no? di opposizione a questo progetto,
è successo in altri casi, come per esempio nel caso del radar, in cui il progetto era esecutivo, cioè quando la popolazione è venuta a saperlo, il progetto era praticamente esecutivo, quindi l'unico modo di fermarlo è stato mettersi proprio davanti ai mezzi arrivati per fare la costruzione. Tra l'altro questo tipo di progetti, questo tipo di emergenze sono ormai talmente tante da essere innumerevoli, cioè dove ti giri in Sardegna c'è un'emergenza di questo tipo, e finora l'unica cosa che mi è sembrata davvero molto efficace nel bloccarli è stata proprio l'opposizione delle persone, cioè comitati di cittadini che hanno deciso che, come diceva prima Nanni, gli affari che riguardano il loro territorio sono loro affari, e che quindi vogliono avere voce in capitolo quando si tratta di mettere mano a ciò che è nostro, ma di tutti. Era il nostro passato, il nostro oggi, non intendo solo come seneghesi, intendo come persone che trasmetteranno questa cosa alle generazioni future. Quindi noi abbiamo un'enorme responsabilità nella salvaguardia del territorio, tutti, non solo perché siamo di Seneca, ci viviamo, eccetera. Per cui sì, io credo che una cosa fondamentale sarebbe questa: spingere, se abbiamo contatti, se abbiamo persone che abitano in paesi interessati a questo progetto, affinché anche lì si formino appunto dei comitati e ci sia questa discussione, ci sia questa capacità appunto di prendersi in carico della propria esistenza, che quindi questo alla fine. Sembra di no, concludo dicendo che questa è stata la prima fase di dimostranza, di contrarietà riguardo alla cosa. Ripeto un po' quello che a tutti quello che ha detto Manuela: sarebbe il caso che anche i cittadini che sono venuti qua nel loro paese sensibilizzassero la cosa, e in fase, diciamo, anche iniziale, ricollegatevi anche al profilo Facebook di Sempre, no? Il progetto Cuglieri. Iniziate un po' da lì a vedere anche cosa è stato detto nella stampa, tutto quello che abbiamo rilasciato noi e tutto. Chiamare in causa il soggetto politico. Guardate bene, il modello partecipativo, che è questo che abbiamo fatto noi oggi in questa sala, è di coinvolgimento della popolazione. Il significato vero è questo: coinvolgimento della popolazione, che poi può avere anche un risultato politico, nel senso che chiamando in causa i politici, in questo certo vi aiuteremo noi, lì poi quando si vedranno la gente davanti gli diranno sarebbe una parola brutta, si può fare anche una sorta di ricatto, però è questo alla fine dei conti quello che si deve chiedere: ma tu, soggetto politico che consenti queste cose, sei in linea con il nostro modello di sviluppo? Se non sei in linea con il nostro modello di sviluppo, vedremo anche di rivolgere la nostra volontà elettorale in altri lidi, diciamo così. Ecco, la questione è questa. Qua ci sarà anche un'altra giornata che seguirà questo, sarà un po' più di popolo, in cui interverrà anche Michela Murgia, speriamo che vengano anche altri soggetti, sia politici che civili, a partecipare. Sarà sabato 25 qua in Piazza dei Balli a Seneghe. Speriamo che sono ben accetti anche soggetti di altri paesi. Chi è interessato a partecipare, lascerò il numero di telefono, mail e tutto. Siamo disponibilissimi come comitato seneghese ad accogliere i vostri interventi e quant'altro. Niente, per il momento non mi rimane che ringraziarvi se non ci sono altri interventi, e ci diamo appuntamento a sabato 25. Spero di non aver dimenticato niente, grazie. Dei comuni interessati di questo progetto. Sindaci vi pare di non vedere, a meno che non. Amministratori non lo so, ma. C'è qualche amministratore dei comuni che fa parte del progetto Cuglieri? Si è messo in evidenza, faccia la cortesia? Mi sembra di no. Chiederei gentilmente all'ingegner Pirillo, visto che c'è qualcuno di fuori che è arrivato, vorrebbe sapere sull'impatto ambientale visivo che crea una centrale, se potrebbe ripeterlo, una centrale di tipo binario di questo tipo. Qua.
Sì, nel senso ovviamente l'impatto è correlato al fatto che quando tu fai il pozzo, quello che fluisce alla centrale è il fluido che è termico. Quindi hai dei tubi da un metro, alla mandata e da 300 mm, da 30 cm al ritorno, dove fluisce questo fluido. Il problema è che la centrale non è mai alimentata da un unico pozzo e quindi normalmente c'è una rete di tubi da 4-5 pozzi concentrici rispetto alla centrale. Questo è, ovviamente poi ci sono la parte che riguarda poi la trasmissione delle luci elettriche, ovviamente. Ma il progetto è, però chiaramente qua ancora il progetto è ricerca, cioè loro vorrebbero valutare se esiste il giacimento e di che rilevanza è. Ancora chiaramente c'è un dire preliminare a quello che può essere lo scudo dell'impianto, se ci sarebbero, se ci sono le condizioni. Però anche la ricerca ha i suoi fatti, ovviamente. Quello volevo chiedere io, sì. Cioè dal punto di vista dei calottaggi comunque l'impatto ambientale c'è ugualmente molto forte se uno certo. Va a fare prima la ricerca, indipendentemente dal fatto che poi ci sia tutto. Sì, nel senso di che, come dicevo, è immaginate come fare gli impianti eolici, cioè laddove riterressero un punto di interesse per fare il carottaggio, se il punto non è servito da una strada di penetrazione agraria devono fare la pista, devono fare praticamente poi lo sbancamento per fare praticamente il carottaggio, dove arrivare col mezzo e fare il carottaggio. Ovviamente il problema, come vi dicevo, è che il carottaggio non è come quello che si fa per un pozzo artesiano per prendersi l'acqua per l'ovile e quant'altro, è un pozzo che deve scendere giù in profondità, diciamo praticamente qualche centinaio di metri minimo, e quindi è chiaro praticamente quando lui scava deve stare molto attento a non creare interferenza tra falda e risorsa. Ecco perché poi devono essere messi gli isolanti, la bentonita e quant'altro, quindi si genera moltissimo fango, a parte l'impatto di fare lo sbancamento della pista per entrare, la piazzola per metterci il camion nel mezzo e quant'altro. Allora, la questione fondamentale, dovreste anche cercare di coinvolgere però quella che attualmente l'amministrazione che delle terme ne sta facendo una risorsa, perché Fort Don Janus in questo momento è un paese che sta molto investendo su quelle che sono le sue risorse delle terme, no? E anche come vi dicevo per farne la valutazione e quindi diciamo così l'utilizzo urbano, è chiaro praticamente che chi lo sa da dove partono queste risorse e dove arriva quest'acqua. Fort Don Janus diciamo così è qua sopra, cioè non è che sia a una distanza, quindi lì, siccome tra l'altro esiste un ente, perché Termini Sardegna è un ente strumentale della regione, cioè qua praticamente si danno la mazza l'uno con l'altro, nel senso che uno sta investendo per promuovere le terme e l'altro dall'altra parte sta andando diciamo così a potenzialmente ledere quello che è una risorsa. In parole povere, che ne so, facendo il carottaggio è una volta ha avuto la positività della ricerca a Seneghe, si potrebbe compromettere, che so, anche il sistema delle terme di Fort Don Janus. Cioè, la questione è, voglio dire, in termini molto semplici, se la risorsa geotermica c'è, Fort Don Janus, cioè io l'avrei chiamato progetto Fort Don Janus, non progetto Puglieri, scusate, però allora la questione è, se io ho un paese che diciamo ha recuperato investendo dei soldi dai romani le terme, adesso c'è un ente, una struttura che devo dire sta lavorando bene, sta creando un'offerta turistica che quindi diversifica l'offerta turistica anche del territorio, allora quello è sicuramente da portare dentro, praticamente da coinvolgere in questa situazione, perché come vi dicevo io non sono un geologo, sono un ingegnere, però è chiaro praticamente che il Fort Don Janus è qua sotto, no? Quindi chi ne sa, cioè io praticamente lo porterei dentro. Assolutamente, sì, assolutamente. Cioè, io sono di Cuglieri e volevo precisare che comunque a livello anche di tradizioni Cuglieri aveva un affioramento di queste acque calde. Giusto. Come tradizione, quindi presumo che in passato ne abbiano usufruito come si usufruisce a Fort Don Janus. Esatto. È una tradizione che viene da molti secoli fa. È probabile anche che ci sia stata qualche terma, qualche forma primitiva di terme e via dicendo. E quindi semmai io auspico un utilizzo
di questo genere, perché insomma invece di farcela portare via questa roba, questa energia, la usiamo per il nostro benessere e penso che ne possiamo trarre tutti un grandissimo beneficio. Per il resto ci aspettiamo noi di paese che chi di dovere, ecco, si renda conto insomma, di questa situazione. Un'altra cosa che vorrei dire sempre con chiarezza, che è quella che ha detto anche il Mozzo adesso, è questa, che una cosa è l'utilizzo a bassa entalpia, che sarebbe quello di Fortunatus e quello che nei secoli scorsi è stato fatto a Cuglieri. Una cosa è il mega impatto ambientale che provocherebbe un progetto invece di questo tipo, a Senia ancora, per chi non è chiaro, cioè a Senia, nel Montiferru e nel Marche, per chi non è ancora chiaro, ecco, la questione è questa. Qua non c'è, non penso che ci siano persone contrarie a uno sviluppo sostenibile dell'energia non impattante sul territorio, però creare dei macro stabilimenti del genere che poi creano solo altri problemi, ecco, è tutto un altro dire, ecco. Questione è questa. Un'altra cosa che è un'informazione, mi sembra di capire, già con buona ragione lo supponevo, che in ogni caso quegli investimenti necessari per questi assaggi oppure comunque per l'impianto poi dopo di quest'opera avviene tramite contributi, come del resto sarebbe accaduto per altri tipi di energia rinnovabile tipo le pale eoliche, la Venas, eccetera. Sì, sì, sì. Insomma, quello che fa una gran gola dall'inizio a questi imprenditori è anche la faccenda di poter fare queste opere prendendo dei grossi capitali di contributo pubblico. Diversamente, probabilmente avrebbe anche l'interesse economico, cioè produttivo di impresa. Sì, certo, questo fa parte delle nostre paure, anzi, perché dall'inizio, onestamente, la parola mi era sfuggita. Pensavo che per una volta, boh, forse era un imprenditore privato, che è sempre diabolico, non l'avrei. È un imprenditore privato. Anche il denaro, se si può, da utilizzare per fare questa cosa. C'è un elemento sul tema degli aiuti alle energie rinnovabili, ovvero che vanno a scaglioni. Se tu presenti il progetto entro, mi sembra, dicembre fosse 2013, hai un certo tipo, cioè se ti viene approvato il progetto entro il 2013, tu hai un certo tipo di sovvenzione, o 30 luglio, adesso non ricordo. Mano a mano, è stato prolungato, se non sbaglio, fino al 2015, questo importo viene deportato e progressivamente diminuisce. Quindi anche la concentrazione, la corsa in questo momento è dato per arrivare chiaramente alla presentazione e all'approvazione del progetto con la sovvenzione piena. Sovvenzione ancora elevata e del resto, come spesso è successo su larga scala nella nostra nazione, solo nel nostro territorio o regione, abbiamo visto di come spesso il fine ultimo è proprio quello. Poi capo dire è quello che è ovvio per tutti, che anche laddove avesse successo questo tipo di impianto, la reazione è via. Dove ci fosse una possibilità di questo tipo in futuro, magari quando ne avremo la capacità e la possibilità, potremmo minimamente cercare le nostre amministrazioni locali, i nostri imprenditori. So che, come dire, questo è giusto per allargare un attimo. È stato un tasto che non è hai toccato tu per la prima volta questa sera. È sempre sulla positività o negatività dei progetti, c'è sempre il fatto che vengono fatti dagli esterni. Le popolazioni locali non vengono mai coinvolte in nulla, sia sulla positività o negatività dei progetti. Ok, va bene. Ci dovrebbe essere Nanni. A questo proposito mi volevo ricollegare. Io sono un residente di Senegal da poco, però ho lavorato tanti anni sia in Sardegna sia all'estero su questioni di sostenibilità, energia rinnovabile, e dovunque io sia stato la questione era sempre la medesima.
le comunità, piccole o grandi che siano, sono come dire le anatre dello stagno, no? Che stanno lì ferme, tranquille, e le corporazioni, le compagnie, i governi regionali, quello che sono i cacciatori che lì ti vedono, ti puntano e ti sparano. No? Perché noi siamo così? Perché noi non abbiamo la capacità di progettare, di creare le cose che ci piacciono. Secondo me questa storia della geotermia adesso potrebbe essere un'occasione importantissima perché le comunità riprendano in mano la propria capacità di controllare, di creare, di progettare il proprio futuro. Cosa vogliono i seneghesi che Senegal diventi in 50 anni? Perché il problema dell'energia verrà immediatamente, come dire, risolto dagli altri o dai seneghesi o dai pugliaresi o da tutta la comunità del Montiferru. Lo vogliamo risolvere noi o ce lo risolvono gli altri? Con i megaprogetti, con le serre fotovoltaiche, con il geotermico. È un'occasione per prendersi in mano un po' il nostro destino. Perché è vero, no? Senegal, il territorio, tante cose di pregio, ma queste cose di pregio noi le stiamo facendo utilizzando l'energia che ci viene, per fare le olive come le facciamo? Utilizziamo l'energia, da dove arriva questa energia? Arriva da Porto Torres, arriva da Sarroco, arriva da Porto Vesno, arriva chissà da dove, adesso arriva da lì, tra 50 anni come sarà? Chi controlla questi processi? Quindi secondo me la cosa, io ripeto, la mia esperienza di 20 anni, sia nel mondo università, sia come membro di comunità, la mia esperienza è che quantomeno le comunità si dedicano, spendono tempo a progettare il proprio futuro, tanto più queste cose gli vengono imposte dall'alto. Quindi questa è un'opportunità, forse speriamo che non sia l'unica, ecco, però questa è un'opportunità perché i seneghesi, i cuglieresi e tutti quelli non ci fermano, i cuglieritani, scusami, comincino a pensare a loro stessi, che cosa facciamo di tutte queste cose, come da adesso a 20 anni, come movimenteremo i nostri trattori, come faremo andare i nostri mulini per le olive, come li facciamo andare? Ci vogliamo pensare o vogliamo aspettare che altri lo facciano per noi, nelle maniere che porterà loro i soldi e a noi i costi ambientali? Diciamo che non abbiamo quella mentalità imprenditoriale. E allora bisogna cambiarla. Certo. Io sono nato a Monaco, però vivo a Sarchitto, quindi sono residente a Cuglie. E voglio portare a conoscenza l'esperienza che abbiamo fatto noi, faccio parte anche di un'associazione, con le pale eoliche, che volevano piazzarsi queste pale eoliche a Sarchitto, partendo addirittura da Arborea, venendo in qua fino a Cuglie. Abbiamo fatto una grossa battaglia, siamo partiti noi, e tanto è vero che questa esperienza è nata la nostra associazione, tutto, e quindi è un'esperienza che siamo riusciti, partecipando a tutte le sessioni, andando anche a Cagliari con il Pullman, e cioè abbiamo fatto una grossa lotta e siamo riusciti a debellarla. Secondo me, io a priori sono contento di questa energia rinnovabile, perché però non a discapito né dell'ambiente né di turbare il territorio. Quello che che penso io è perché questi incentivi sono dati un po' così, perché si paga sulla bolletta un incentivo all'Enel e in cambio di energia rinnovabile. E secondo me lì bisognerebbe che il territorio dei paesi del Montiferru dovrebbero intervenire e partecipare senza escludere niente, secondo me, però essendo noi, diventando noi promotori della cosa e non lasciando in mano ad altri la nostra terra, il nostro suolo. Grazie. Manuela? Credo che sarebbe molto importante se in ogni paese interessato al progetto nascesse un comitato di cittadini che portasse queste istanze avanti e che magari, come dire, spingesse anche i
vari sindaci degli altri paesi a prendere determinate posizioni, qualora non avessero già deciso. Noi, mi sembra che, se non ho capito male, siamo ancora in una fase embrionale, quindi abbiamo ancora la fortuna di avere a disposizione varie possibilità, no? di opposizione a questo progetto. È successo in altri casi, come per esempio nel caso dei radar, in cui il progetto era esecutivo, cioè quando la popolazione è venuta a saperlo, il progetto era praticamente esecutivo, quindi l'unico modo di fermarlo è stato mettersi proprio davanti ai mezzi arrivati per fare la costruzione. Tra l'altro questo tipo di progetti, questo tipo di emergenze sono ormai talmente tante da essere innumerevoli, cioè dove ti giri in Sardegna c'è un'emergenza di questo tipo. E finora l'unica cosa che mi è sembrata davvero molto efficace nel bloccarli è stata proprio l'opposizione delle persone, cioè comitati di cittadini che hanno deciso che, come diceva prima Nanni, gli affari che riguardano il loro territorio sono loro affari e che quindi vogliono avere voce in capitolo quando si tratta di mettere mano a ciò che è nostro ma di tutti. Era il nostro passato, il nostro oggi, non intendo solo come seneghesi, intendo come persone che trasmetteranno questa cosa alle generazioni future. Quindi noi abbiamo un'enorme responsabilità nella salvaguardia del territorio, tutti, non solo perché siamo di Sene che ci viviamo, eccetera. Per cui sì, io credo che una cosa fondamentale sarebbe questa, spingere se abbiamo contatti, se abbiamo persone che abitano in paesi interessati a questo progetto, affinché anche lì si formino appunto dei comitati e ci sia questa discussione, ci sia questa capacità appunto di prendersi in carico della propria esistenza, che quindi questo alla fine. Non ci sono altri interventi? Mi sembra di no. Concludo dicendo che questa è stata la prima fase di dimostranza di contrarietà riguardo alla cosa. Ripeto un po' quello che ha detto Manuela, sarebbe il caso che anche i cittadini che sono venuti qua nel loro paese sensibilizzassero la cosa e in fase, diciamo, anche iniziare a ricollegare mentre il profilo Facebook di Sendio, no? Il progetto Cuglieri, iniziate un po' da lì a vedere anche cosa è stato detto nella stampa, tutto quello che abbiamo rilasciato noi e tutto. Chiamare in causa il soggetto politico, guardate bene, il modello partecipativo che è questo che abbiamo fatto noi oggi in questa sala è di coinvolgimento della popolazione, il significato vero è questo, coinvolgimento della popolazione, che poi può avere anche un risultato politico, nel senso che chiamando in causa i politici, in questo certo vi aiuteremo noi, lì poi quando si vedranno la gente davanti gli diranno ma... sarebbe una parola brutta, si può fare anche una sorta di ricatto, però è questo alla fine dei conti quello che si deve chiedere, ma tu soggetto politico che consenti queste cose, sei in linea con il nostro modello di sviluppo? Se non sei in linea con il nostro modello di sviluppo vedremo anche di rivolgere la nostra volontà elettorale in altri lidi, diciamo così, ecco, la questione è questa. Qua ci sarà anche un'altra giornata che seguirà questo, sarà un po' più di popolo in cui interverrà anche Michela Murgia, speriamo che vengano anche altri soggetti sia politici che civili a partecipare, sarà sabato 25 qua in Piazza dei Balli a Seneghe, speriamo che sono ben accetti anche soggetti di altri paesi, chi è interessato a partecipare lascerò il numero di telefono, mail e tutto. Siamo disponibilissimi come comitato seneghese ad accogliere i vostri interventi e quant'altro. Niente, per il momento non mi rimane che ringraziarvi se non ci sono altri interventi e ci diamo appuntamento a sabato 25. Spero di non aver dimenticato niente, grazie. Grazie.